della presenza di un torcicollo sin dai primi mesi di vita è relativamente facile, soprattutto per un genitore che ha l'opportunità di vedere come il bambino posiziona la testa durante tutto l'arco della giornata, sia mentre è sveglio, sia mentre dorme. La soluzione, infatti, consiste in una semplice ed efficace valutazione visiva del bambino, svolta più volte durante la giornata. La valutazione visiva, mentre il bambino dorme, consta nell'osservare se il neonato posiziona la testa ruotata sempre dallo stesso lato o se durante il sonno ruota alternatamente la testa a sinistra e a destra. La valutazione visiva, mentre il bambino è sveglio e sdraiato supino sul tappetone, consta nell'osservare il neonato posizionandoci davanti a lui e valutando nell'arco di un minuto se tende a mantenere la testa ruotata sempre da un lato e a malapena riesce a guardare dritto verso di noi, o al contrario ruota liberamente la testa a sinistra e a destra. Potete utilizzare un sonaglio per catturare l'attenzione del bambino da un lato all'altro. In entrambi i casi, se il bambino mantiene sempre la testa ruotata da un lato e fa fatica a ruotarla dall'altro, probabilmente ha un torcicollo da risolvere.